un'operazione sulla quale io mi auguro che la sinistra italiana si svegli e sia la prima e lo denunci, perché se non lo facciamo noi riscoprendo un'autonomia intellettuale collettiva, prendiamo un'altra musata. Noi dobbiamo essere per primi quelli che denunciano che le principali vittime di questo governo sono i giovani italiani. Questo è un governo contro i giovani, è un governo che uccide il futuro dei giovani, perché le generazioni del dopoguerra, ognuno ha combattuto per diventare avvocato, imprenditore, commerciante, figuriamoci, ma combattevamo dentro un paese che aveva un futuro nel mondo, che era il costruttore dell'Europa, di 70 anni di pace. Ma in un paese nel quale, come abbiamo visto ieri, non si cresce più, non si produce più abbastanza, perché noi ci fossilizziamo su 100 immigrati che sbarcano a Catania e non diciamo niente sulle migliaia di giovani italiani che stanno scappando dall'Italia perché qua non riescono più a vedere una prospettiva di vita? Noi dobbiamo mettere questo al centro dell'agenda politica, perché questo vuol dire politiche diverse, e dirgli non ci fregate più, gli italiani non sono polli d'allevamento.